Nuovo Hills Prescription Diet Derm Defense con Istagard Complex. Oltre il 50% delle allergie nei cani è causato dall'ambiente circostante. Le allergie ambientali riducono la qualità della vita sia del cane che del suo proprietario. Vediamo cosa accade alla cute dei cani con allergie ambientali. L'epidermide è la barriera che protegge la cute dagli allergeni. Poiché nei cani atopici essa è danneggiata, gli allergeni riescono a raggiungere gli strati più profondi della cute. Nei cani allergici, l'organismo reagisce attivando una risposta immunitaria. Le cellule che presentano l'antigene espongono gli allergeni ai linfociti T, sensibilizzandoli e stimolando il rilascio di citochine. Di conseguenza, i linfociti B producono IgE, che si legano ai mastociti. Quando la cute viene di nuovo esposta agli stessi allergeni, questi si legano alle IgE sui mastociti, provocando il rilascio di citochine proinfiammatorie e istamina. Si scatena così l'infiammazione. La cute è infiammata e crea prurito. Il cane si gratta, creando ulteriori danni alla barriera cutanea già danneggiata dall'infiammazione. Il ciclo di esposizione e danno continua. Per interrompere questo ciclo, Hills ha creato Prescription Diet Derm Defense con Istagard Complex. Come funziona questo nuovo alimento? Qui vediamo la cute infiammata, con la barriera cutanea danneggiata. Gli acidi grassi omega 6 aiutano a rafforzare la barriera cutanea. Proteine di alta qualità, acidi grassi essenziali, vitamine e minerali come zinco, rame, vitamine A, E e del gruppo B aiutano a rafforzare la barriera cutanea e favoriscono una cute sana. Elevati livelli di acidi grassi omega 3 e omega 6, con antiossidanti clinicamente provati, tra cui la vitamina E, aiutano a interrompere il ciclo dell'infiammazione. Istagard Complex, un'esclusiva miscela di elementi bioattivi e fonti naturali di polifenoli, inclusa la quercetina, aiuta a ridurre le reazioni di ipersensibilità immediata e ritardata e a supportare la salute del sistema immunitario. Derm Defense con Istagard Complex. Buongiorno a tutti. Ringrazio come sempre la ILS per questo invito e la CIVAC per la produzione di questi webinar. Oggi parliamo di un argomento complesso, nel senso soprattutto della notevole ricaduta che ha su diversi ambiti della medicina interna e anche della chirurgia, perché i cani brachicefali, come ben sapete, sono un vero e proprio dilemma gestionale e anche da un punto di vista proprio terapeutico. La sfumatura che ho voluto dare a questa relazione ovviamente non può riguardare tutti gli aspetti della complessità di questo problema, però mi interessa fondamentalmente avere un approccio internista, cioè l'obiettivo, il target della relazione è proprio quello di far capire quanto questi pazienti debbano essere affrontati valutandoli a 360 gradi e quindi non fermandosi nello specifico di una problematica piuttosto che un'altra. Sappiamo dalla letteratura, ma anche dalla pratica clinica, e ancor più in questi ultimi anni in cui le razze brachicefale e principalmente il bulldog francese si sono espansi notevolmente, no? come frequenza di visita e come animali acquistati da proprietari. E sappiamo, perché lo vediamo quotidianamente, quanto in diversi apparati questi soggetti possono manifestare debolezze, predisposizioni, sono segnalate più di 80 predisposizioni di razza a patologie in tutti i distretti anatomici, da quello cutaneo al problemi del cavo orale, problemi neurologici, problemi di deambulazione, quindi problemi ortopedici. E soprattutto quella di cui ci occuperemo oggi, che è il mio campo di applicazione, la problematica respiratoria. Quando parliamo di sindrome brachicefalica, cosa intendiamo? Intendiamo fondamentalmente un problema ostruttivo delle vie aeree superiori e in parte anche delle vie aeree inferiori. Questa ostruzione determina un progressivo e ingravescente deficit
nella respirazione e in tutte le conseguenze fisiologiche che questa ha sui pazienti. Innanzitutto parliamo di brachicefali e parliamo di molte razze di cani, ma sul piedistallo come entità sia della gravità della sindrome sia della frequenza con cui vengono valutati i pazienti abbiamo ovviamente le tre razze principali che sono bulldog inglese, bulldog francese e carlino. Però nella categoria brachicefali, come potete vedere dalla slide, ci sono numerose altre razze, sia di media che di piccola che di grande taglia, quindi possiamo includere nei brachicefali anche in parte il boxer piuttosto che ad esempio il pechinese, lo shih tzu. Però la maggior parte dei casi in cui siamo richiamati a gestire un problema respiratorio affrontiamo i bulldog francesi, inglesi e il carlino, e su questi ci concentreremo. Un discorso molto interessante che la letteratura sta tra l'altro iniziando a prendere in considerazione è anche che generalizzare queste tre razze come una unica categoria è quantomeno impreciso come approccio, perché evidentemente, e lo vediamo quotidianamente, ci sono delle peculiarità che differiscono, che creano differenze anche nell'approccio diagnostico e terapeutico in queste tre razze. E quindi anche se bulldog inglesi, francesi e carlini sono quelli con maggior frequenza presentano la sindrome brachicefalica clinica, nel futuro probabilmente avremo degli approcci un po' differenziati, delle valutazioni specifiche anche tra queste tre razze. Non vi sto a spiegare quello che è ormai conosciuto da tutti, in un certo senso non c'è una base che sia puramente medica, ma è anche una base culturale e storica al fatto che quello che noi oggi vediamo come risultato della selezione genetica abbia portato a una grave compromissione della capacità respiratoria di questi pazienti. E credo che abbiate già visto, perché in ogni relazione sui brachicefali vengono mostrate immagini di come erano i carlini a inizio secolo, a fine 800, di come erano i bulldog, ed è molto evidente che c'è stata una selezione genetica basata su caratteri probabilmente più estetici e comportamentali che funzionali, perché ovviamente noi abbiamo nei cani moderni delle stesse razze che a inizio secolo combattevano piuttosto che aiutavano a gestire i tori in arene, abbiamo adesso pazienti che fanno fatica a fare anche la vita normale minima, che non riescono ad accoppiarsi in maniera autonoma, che possono andare in crisi facilmente. Quindi per cui la selezione genetica è oggettivamente un meccanismo e una causatività fisiopatologica evidente. Fondamentalmente la chiusura precoce delle fisi a livello di cranio, soprattutto delle fisi delle ossa longitudinali, quindi una decisa prevalenza dei diametri trasversi a livello cranico piuttosto che dei diametri longitudinali, ha fatto sì che in questi soggetti progressivamente siano proprio scomparse certe componenti scheletriche, come ad esempio le cavità nasali o anche la mascella stessa. Quindi per cui abbiamo pazienti che sono decisamente con un supporto scheletrico inadeguato rispetto ai tessuti molli che poi vanno a riempire questo scheletro. E questo è molto molto semplificato in parte il meccanismo anatomo-fisiopatologico per cui attualmente abbiamo questa ostruzione respiratoria progressiva. Queste sono un'immagine di com'era il cranio a fine 800, di com'era già ridotto a metà di questo secolo, e attualmente, quando voi vedete un campione di alcune di queste razze di profilo, molto spesso noi non riusciamo neanche a riconoscere le cavità nasali. Oltre a vedere un marcato prognatismo piuttosto che un aumento dei diametri trasversi veramente impressionante in certi pazienti. Quindi teniamo da conto e abbiamo nel cassetto della fisiopatologia la selezione genetica, ma questo è un argomento super interessante che riguarda soprattutto le scelte che gli allevatori insieme ai veterinari faranno da adesso in poi. A me interessa in questa fase non tanto parlare di questo argomento, seppur molto interessante, quanto quello di capire come possiamo aiutare i cani che attualmente vanno dal veterinario e che attualmente i proprietari acquistano, ma nel futuro probabilmente grazie alla selezione genetica
più mirata e anche un po' più eticamente condivisibile, avremo pazienti meno esasperati e pazienti forse più in grado di fare una vita normale. Dal punto di vista invece fisiopatologico-medico, anche qui cerco di semplificare perché non è una relazione che ha un obiettivo troppo specialistico in questi aspetti, quanto proprio di essere di aiuto pratico, però se partiamo dal presupposto che la selezione genetica ha creato soggetti in cui l'anatomia stessa crea un ostacolo all'ingresso dell'aria, noi partiamo da quelle che sono le anomalie congenite più note, quindi ad esempio la stenosi delle narici, i turbinati ipertrofici, il palato molle allungato, la lingua aumentata di volume. Tutto questo insieme di anomalie che può essere presente con vari livelli di gravità in un paziente crea comunque un ostacolo all'ingresso dell'aria. Da un punto di vista fisico, questo fa sì che il soggetto brachicefalo, quando deve inspirare, deve sviluppare una pressione negativa a livello di vie aeree superiori e inferiori che è decisamente superiore a quella necessaria a un dolicocefalo per compiere la medesima funzione. Quindi, mentre a livello tracheale in un brachicefalo durante l'inspirazione si crea una pressione negativa pari a meno 15, meno 17, meno 18, in un dolicocefalo questa pressione negativa quasi non esiste. Possiamo essere a un livello di parità o forse a meno 1, meno 2. Tant'è che un dolicocefalo, come un soggetto umano sano, non si rende conto di respirare. La respirazione è un atto involontario perché è un atto in cui la perfezione, diciamo, della natura fa sì che non ci sia la percezione di compiere un'azione, seppur vitale che sia. Nel brachicefalo questo non accade, perché questi ostacoli che sono sempre presenti fanno sì che ogni atto respiratorio sia faticoso. La pressione negativa potrebbe essere spiegata a un proprietario come lo sforzo, ad esempio, nell'aspirare aria con una siringa. Fate conto di avere una siringa, la pressione negativa è lo stantuffo che richiama aria nella siringa, in un dolicocefalo questa siringa è semplice da inspirare perché è una siringa normale. In un brachicefalo, invece, questa siringa è parzialmente occlusa da un dito nella sua estremità. Quindi, se immaginiamo che il brachicefalo equivale ad aspirare aria con una siringa parzialmente occlusa da un dito nella sua estremità craniale, diciamo così, e la fatica per aspirare aria è netta, così come è faticoso respirare per un soggetto umano che ha il raffreddore, semplicemente l'edema dei turbinati durante un raffreddore fa sì che noi percepiamo la difficoltà nell'inspirare aria. Il brachicefalo vive costantemente così, il dolicocefalo invece equivale alla siringa, libera da ostacoli nella sua parte craniale, quindi l'aspirazione d'aria è semplice. La forza di questo stantuffo nell'essere tirato per inspirare aria è la pressione negativa, cioè l'attività che i muscoli respiratori devono compiere per far sì che l'aria arrivi a livello alveolare e compia l'ematosi, che è il fine ultimo del sistema respiratorio. Quindi questa pressione negativa che può arrivare a meno 17, meno 18, che conseguenze ha? Ha delle conseguenze sia di rendere difficoltosa la respirazione ogni volta che l'animale compie questo atto, ma nel medio-lungo periodo provoca anche malformazioni e deformazioni dell'anatomia normale di questi soggetti, normale in senso lato, cioè questa costante pressione negativa fa sì che si deformino nel tempo sempre di più, ad esempio, le cartilagini aritmoidi e di conseguenza quello che noi conosciamo essere una grave componente della sindrome brachicefalica, cioè il collasso laringeo, nel tempo, a forza di fare fatica nell'inspirazione, questo collasso laringeo peggiora. Peggiora il collasso laringeo? Che cosa succede? Che l'ostruzione complessiva, peggiorando il collasso laringeo, peggiora essa stessa e di conseguenza per una legge che è una legge fisica per cui dimezzando il raggio delle vie aeree aumenta la resistenza, questa resistenza ulteriormente diventa ingravescente e quindi è un circolo vizioso ed è un meccanismo che si autoalimenta. Il motivo per cui questi soggetti a un certo punto vanno in crisi è proprio legato al fatto che questo meccanismo ad un certo punto diventa insostenibile, perché l'ostruzione così importante e la pressione negativa che deve esercitare l'organismo per inspirare è così rilevante che questi soggetti dopo il minimo
reclutamento per un'attività anche banale, come può essere una minima passeggiata o l'agitazione in seguito a un incontro, possono andare in crisi perché non riescono più a compensare questo meccanismo di per sé fondamentalmente molto difettoso. Quindi possiamo avere cani che vanno in crisi quando aumentano di peso, perché siamo sempre su un vaso colmo, quindi basta veramente nulla per far sì che questo vaso tracimi e il paziente vada in crisi. Quindi può essere un peggioramento legato al fatto che l'animale mangiando ha il cavo orale pieno di cibo e quindi fa fatica a inspirare. Può essere semplicemente legato al fatto che quando l'animale dorme e ha una minore, diciamo, volontarietà nel respiro, possa andare in crisi. Infatti è frequente in questi pazienti avere apnee notturne, anche gravi. Hanno a volte comportamenti simili a quelli che hanno i grandi obesi in medicina umana da quel punto di vista. Possono peggiorare quando aumentano di peso per qualsivoglia motivo. Quindi per cui è abbastanza importante far capire e capire questo meccanismo per prevenire queste occasioni di peggioramento e anche di rischio vita. Il fatto che noi vediamo cani per lo più adulti, quindi a 3-4 anni, è proprio correlato a quello che vi ho appena spiegato. La sindrome brachicefalica nella sua parte congenita è presente fin dalle primi mesi di vita, ovviamente, perché sono, come dire, malformazioni che sono connesse al paziente da subito. Quelle acquisite però fanno sì, tipo il collasso laringeo, fanno sì che il cane a un certo punto, tipicamente tra i 3-4 anni di età, peggiori così tanto che i soggetti vanno dal veterinario in quella fase. Quindi noi abbiamo la percezione epidemiologica che i cani abbiano problemi respiratori quando sono dei giovani adulti, ma in realtà loro sono problematici fin da subito. E qui fa la differenza la cultura del veterinario, di come la trasmette al proprietario, perché noi non dovremmo andare a valutare i pazienti sintomatici o quelli che arrivano dal veterinario in condizioni gravi. Dovremmo fare una medicina preventiva, quindi avere una conoscenza della gravità anatomica della sindrome quando il cane è un giovane adulto, ma inteso come un cane di 10-11 mesi, che è l'età a cui proponiamo la stadiazione. Però in linea di massima, nei lavori che riguardano questa problematica, i soggetti che vediamo sono per lo più cani di 3-4 anni, per lo più maschi rispetto alle femmine, ma questo è un dato epidemiologico secondo me molto opinabile. E come vi dicevo, il concetto è quello di far capire al proprietario che presumibilmente non esiste un brachicefalo che è normale, perché non esiste nessun brachicefalo che ha la possibilità anatomo-scheletrica di avere una respirazione semplice e naturale come un cane dolicocefalo. L'intolleranza all'esercizio è un dato che molto spesso in anamnesi noi raccogliamo in maniera non troppo similare, perché non è così facile ovviamente far capire al proprietario che ha sempre visto un cane in difficoltà quando questa difficoltà è reale oppure percepita. Ma in linea di massima, molto spesso, se indagate nell'anamnesi, troverete che i proprietari riconoscono la incapacità di questi pazienti a tollerare le condizioni in cui la temperatura ambientale aumenta, piuttosto che proprietari che riescono a valutare difficoltà nel sonno, come le apnee prolungate. C'è anche da dire, e questo ovviamente è un'immagine che fa ridere, però i proprietari dei cani brachicefali spesso sono proprietari completamente dedicati al loro animale, che hanno una percezione e un approccio che non è esattamente razionale né al proprio cane né alla patologia, e sono molto spesso preda di paure ataviche, tipo quella dell'anestesia piuttosto che altri luoghi comuni, spesso che non hanno basi scientifiche. Quindi è molto importante avere una buona comunicazione col proprietario per poter trasmettere le informazioni che saranno poi utili al paziente. In questa slide ci sono l'elenco dei sintomi che voi percepite in corso di sindrome brachicefalica, dai più banali come il respiro rumoroso, lo stertore, a quelli invece più forse un po' più complessi. Io vi faccio sentire alcuni esempi. Questo è il classico respiro rumoroso di un cane brachicefalo, è un cane che non ha subito nessun tipo di stress, semplicemente è andato dal veterinario, ma
non riesce a respirare a bocca chiusa, che è invece una costante, perché il cane di per sé, un cane normale, non respira quasi mai a bocca aperta se non per compensare un'attività fisica intensa. Quest'altro paziente invece, come potete sentire, ha una sintomatologia anche a livello sonoro molto diversa. Questo è un paziente che ha stridore. Lo stridore ci dice in linea di massima che c'è un'ostruzione a livello laringeo e la correlazione anatomica e sonora abbastanza costante, diciamo, nelle malattie respiratorie. E lo stridore non è un sintomo tipico, ma un brachicefalo che ha stridore così rilevante ci deve chiaramente far preoccupare, perché è un sintomo che può essere correlato a un problema laringeo, e noi sappiamo che il collasso della laringe è un ulteriore motivo di preoccupazione e di rischio per questi soggetti. Quindi ovviamente, mentre il respiro rumoroso ce l'aspettiamo, se un cane brachicefalo arriva con uno stridore così marcato, per noi è subito un motivo di voglia di approfondimento. Un altro sintomo che sentite abbastanza spesso è questo. Questo cane che cosa manifesta? Ha manifestato quello che noi definiamo riflesso laringeo, alcuni lo definiscono retching, ma molti proprietari confondono questo sintomo semplicemente con tentativi di vomito. Non è infrequente che cani che hanno sindrome brachicefalica, che è anche molto rilevante dal punto di vista respiratorio, ma essendo costanti nel tempo, quindi essendo sottovalutate, perché il proprietario impara ad accettare una cosa che sente ogni giorno, magari questi proprietari riportano cani quando inizia a manifestare questo riflesso laringeo, questo retching. Perché? Perché lo confonde col vomito. E quindi questo è un qualcosa che a noi medici significa e identifica un'evoluzione nella patologia. Per il proprietario è semplicemente qualcosa di nuovo e quindi lo preoccupa di più. Quindi, come vi dicevo, a volte questo riflesso espiratorio, che significa semplicemente che qualcosa, presumibilmente muco o magari la conseguenza di un reflusso, è arrivato a livello laringeo, il cane ha questo atteggiamento, e molto spesso il proprietario può essere più preoccupato da questo che da quello che invece a qualsiasi veterinario creerebbe ansia, come può essere lo stertore continuo o l'apnea. Ci sono poi pazienti che sono oggettivamente ancora più gravi, che arrivano dal veterinario ad esempio con anamnesi acuta di colpo di calore, piuttosto che sincopi, piuttosto che animali subcianotici. Quindi ovviamente lì c'è una gestione che è legata primariamente all'emergenza e poi all'indagine complessiva sul paziente. Quello che ovviamente può capitare quando parliamo di crisi respiratorie è che un cane arrivi così con una lingua sul cianote, che già di per sé è un indice gravissimo, perché per arrivare a questo aspetto estetico della lingua bisogna avere dei livelli di saturazione veramente bassissimi. E molto spesso può essere utile anche comunicare col proprietario facendogli capire quella che è una oggettiva tolleranza all'esercizio. Quindi non è possibile per noi fare quelli che chiamano 6-minute walking, cioè 6 minuti di attività per valutazione del paziente, perché sono metodi clinici anche interessanti, però difficilmente eseguibili in una clinica o in un contesto in cui il cane va dal veterinario. Però si può, secondo me, abbastanza facilmente, scavando l'anamnesi, capire se nel tempo la sintomatologia clinica è evoluta, e anche far capire al proprietario che questa evoluzione ovviamente ha un significato relativo alla patologia che sta aumentando nella sua incidenza sulla capacità respiratoria. Quindi è possibile a volte con l'anamnesi cercare di far arrivare il proprietario stesso a individuare in un paziente magari di 3-4 anni un'incapacità motoria rispetto all'anno precedente o a 2 anni prima, cosa che in un'altra razza sarebbe del tutto inspiegabile, perché normalmente in un dodicocefalo i proprietari percepiscono una carenza nelle prestazioni fisiche, che ne so, tra un cane di 2 anni e uno di 15 o di 14 o di 13 o di 10, ma è difficile che un proprietario possa percepire una differenza prestazione in un dolicocefalo tra 2, 4 o 5 anni, perché tendenzialmente
hanno un'altra capacità rispetto ai brachicefali, in cui invece l'evoluzione dei sintomi può anche essere molto rapida, cioè soggetti di 3 anni possono essere clinicamente molto gravi e incapaci a deambulare o a fare una minima attività fisica. Ovviamente non tutti i brachicefali hanno solo la sindrome brachicefalica, perché voi potreste trovare, come questo bulldog che vi faccio vedere nel filmato, cani giovani che arrivano tachipnoici, magari il respiro non è neanche rumoroso, ma con polmonite, perché un sintomo come la tachipnea, l'ipertermia, piuttosto che la tosse occasionale, può essere collegato a polmoniti che nel brachicefalo hanno un significato diverso rispetto a un cane non brachicefalo, perché molto spesso il recupero da una polmonite giovanile su base infettiva, quindi una qualsivoglia polmonite da influenza o parainfluenza o bordetella che sia, ha una capacità di recupero nel brachicefalo inferiore, perché spesso il brachicefalo, soprattutto il bulldog inglese, ha ipoplasia tracheale e quindi ha già di per sé dei meccanismi difensivi innati che è deficitario. La clearance mucociliare in un brachicefalo con ipoplasia tracheale funziona molto meno correttamente, quindi è abbastanza complesso gestire una polmonite in un cane giovane. Però possiamo vedere anche questo tipo di sintomatologia come motivo di visita dal veterinario. Quindi quadri anche nell'ambito della respirazione, i quadri clinici possono essere variabili, dal respiro rumoroso al russamento notturno, all'apnea, allo stridore che vi ho fatto sentire, magari invece al cane giovane che non è mai stato percepito come paziente respiratorio ma arriva con la polmonite difficile da gestire. Un brachicefalo con polmonite, dal mio punto di vista, va ricoverato, monitorato, tenuto in gabbia ossigeno molto spesso, mentre un dolicocefalo con una polmonite può essere tranquillamente gestito a casa dal proprietario con una terapia per via orale. E anche qui ci sarebbe da parlare moltissimo, ma voglio semplicemente sottolinearvi che un altro aspetto per cui i brachicefali vengono molto spesso condotti a visita non riguarda neanche per niente l'apparato respiratorio, ma riguarda l'apparato gastroenterico. Vi ho fatto vedere prima quel riflesso espiratorio che viene confuso col vomito, ma molto spesso questi pazienti possono realisticamente avere vomito o rigurgito. Sappiamo che l'ernia iatale è una delle patologie secondarie più frequenti in seguito alla sindrome brachicefalica, proprio per la pressione negativa che crea le basi perché si verifichi anche un continuo reflusso gastroesofageo e anche ernia iatale secondaria. Quindi la gravità dei segni clinici respiratori molto spesso è sottovalutata dal proprietario, mentre crea preoccupazione la problematica gastroenterica. Come vi dicevo, non è assolutamente infrequente che questi pazienti nel tempo sviluppino vomito o rigurgito, a volte anche diarrea, a volte anche dimagramento, ed è importante in quest'ottica sempre nel brachicefalo rispetto ad altre razze pensare che i due apparati, quello respiratorio e quello gastroenterico, si influenzino vicendevolmente nel creare un deficit di funzionalità in entrambi i distretti. Questo è stato indagato da autori francesi già nel 2005, però ed è stato ovviamente un articolo molto bello che ha sottolineato un qualcosa che giustamente e frequentemente percepibile da chiunque si occupi di queste razze. È abbastanza ovvio che un paziente in cui si verifichi spesso reflusso secondario alla pressione negativa, a sua volta secondario alla sindrome ostruttiva delle alte vie, possa, quando questo reflusso si manifesta, avere anche una complicazione della respirazione. Come vedremo, ad esempio, una delle ipotesi fisiopatologiche più rilevanti alla base dei granulomi laringei che troviamo in questi pazienti è proprio la cronica presenza di reflusso. E quindi un problema primariamente respiratorio, cioè la pressione negativa, influenza l'innescarsi di reflusso, che è un problema gastroenterico, a sua volta questo reflusso induce la formazione di granulomi laringei che vanno a complicare il problema respiratorio. Come vedete, torniamo a quel circolo vizioso di cui parlavamo all'inizio della relazione, e cioè soggetti in cui le disfunzioni a diversi livelli possono creare complessivamente un malfunzionamento generalizzato dell'organismo. È chiaro che anche il vomito potrebbe causare problemi respiratori, piuttosto che allo stesso tempo, quando noi valutiamo la cosa dal punto di vista invece terapeutico, andare a curare
un problema gastroenterico senza tenere conto della presenza del problema respiratorio potrebbe essere poco efficace. Quindi quando si va a affrontare il vomito cronico in un brachicefalo, l'iter diagnostico è completamente diverso, o quantomeno parzialmente diverso da quello di un dolicocefalo, perché si faranno le prove dietetiche, si farà la terapia su base istologica e via dicendo, però se non si vanno a compensare le problematiche ostruttive, l'efficacia della terapia molto spesso è ridotta. Quindi è fondamentale qui tornare al concetto di paziente a 360 gradi, proprio perché la correlazione tra gastroenterico e respiratorio nel brachicefalo è oggettivamente evidente, rilevante e influenzante la prognosi. L'iter diagnostico di questi soggetti prevede la valutazione clinica, l'anamnesi, il segnalamento, come sempre in medicina interna quando affrontiamo un qualsivoglia paziente, ma mentre in altri distretti, per altre patologie, abbiamo informazioni molto rilevanti all'esame ematobiochimico, per quanto riguarda i brachicefali, nonostante ci siano diverse pubblicazioni, abbiamo fatto anche noi con il gruppo dell'Università di Torino l'anno scorso un articolo sull'aspetto, diciamo così, ematobiochimico di questi soggetti, cercando delle correlazioni tra alcune valutazioni laboratoristiche e la gravità della sindrome, però tutta la letteratura riguardante questo argomento è ancora ad oggi un po' deficitaria sul significato da dare a questi rilievi. Cioè, noi sappiamo ad esempio che questi pazienti sono spesso in uno stato di ipercoagulabilità, che hanno a volte problemi a variazioni elettrolitiche che possono influenzare anche in parte la risposta clinica. Sappiamo che possono avere ad esempio valori di troponina alterati, possono avere la proteina C reattiva alterata, cioè tutte indicazioni che ci danno una misura anche del coinvolgimento sistemico che la sindrome provoca su altri distretti, però in linea di massima non abbiamo ad oggi una correlazione netta tra alterazioni di laboratorio e stadiazione della sindrome o valore prognostico di queste alterazioni rispetto alla cura della sindrome. Quindi è correttissimo studiare e indagare in questo campo, ma non ha tanto senso secondo me approfondire adesso questi argomenti, perché sono tutti dati rilevanti ma ancora non abbastanza supportati da numeri e follow up per avere un significato pratico. Allo stesso tempo è ovvio che non possiamo prescindere da una stadiazione laboratoristica anche solo per eseguire una valutazione endoscopica, quindi ovviamente le analisi del laboratorio vanno eseguite, così come va eseguita la radiografia del torace, così come va eseguita una valutazione cardiologica prima di sottoporre il paziente ad anestesia. Perdo 2 minuti per presentarvi quella che è un po' la schermata di una scheda di valutazione clinica che noi stiamo utilizzando come gruppo Endovet. Ci siamo un pochettino imposti di provare in tutti i pazienti brachicefali che subiranno poi una stadiazione endoscopica di fare una scheda clinica ripetitiva, e come vedete i parametri clinici anamnestici che valutiamo sono veramente molti. E cerchiamo di dare un punteggio numerico a ognuno di questi per poi avere una valutazione che sia ripetibile e soprattutto confrontabile poi con l'andamento clinico dei soggetti dopo la chirurgia, e anche per confrontare un po' la nostra casistica, essendo abbastanza, come dire, numerosi, riusciremo ad avere dei numeri su cui sarà più facile confrontarsi, proprio perché il modo con cui si valuta clinicamente un paziente è ripetitivo, le stadiazioni servono a questo, no? Per lasciare meno spazio possibile alla soggettività. Vi elenco solo questi dati, giusto per farvi capire quanto anche qui è complesso, lungo e in un certo senso anche noioso da fare questo passaggio, però secondo noi è fondamentale per arrivare poi a un indice di classificazione clinica che sia ripetibile. Noi valutiamo con un valore numerico se c'è stato peggioramento da un anno all'altro, valutiamo la presenza di russamento, valutiamo la presenza di sincopi, valutiamo la presenza di colpi di calore, valutiamo la presenza di crisi dispnoiche, valutiamo la presenza di stridore, di apnee notturne, se durante la visita al cane manifesta un respiro stertoroso, se è presente starnuto inverso, se è presente retching o riflesso laringeo. Non che siano la stessa cosa, ma il sintomo vi ho fatto sentire prima
di quel cane, ad esempio, la presenza di tosse, la presenza di segni clinici gastroenterici, vomito, rigurgito e nausea, la tolleranza anamnestica all'esercizio fisico, non facciamo fare il test per difficoltà pratica, e anche il carattere del paziente, che non è un dato oggettivo di per sé, però molto spesso soggetti caratterialmente molto agitati tendono a manifestare più sintomatologia. Quindi questi sono i parametri clinici che ci siamo imposti di valutare per ogni brachicefalo. Probabilmente questo indice, dopo le prime rivisitazioni critiche, verrà modificato, ma mi interessava trasmettervi il fatto che è fondamentale che come veterinari arriviamo a avere un linguaggio comune sulle patologie e quindi, esattamente come c'è un indice di classificazione clinica, che ne so, per le enteropatie croniche, ce ne sarà anche uno per i brachicefali, e personalmente credo che ce ne debba essere uno specifico per ognuna delle tre razze di cui vi ho parlato finora, perché anche lì ci sono delle differenze, però per adesso stiamo lavorando su questo aspetto della questione. Vi farò poi vedere la schermata che riguarda anche la stadiazione endoscopica. Le radiografie vanno sempre eseguite, è chiaro che la radiografia è una metodica indiretta e quindi non è facile fare delle valutazioni definitive, però è fondamentale ad esempio per valutare la dimensione della trachea, si può vedere spesso con la radiografia laterale della testa la verticalizzazione dell'apparato ioideo, che è una conseguenza del cronico tentativo di tenere bassa la lingua per far passare meglio l'aria, possiamo vedere la carenza della cresta occipitale, vediamo l'assenza delle cavità nasali, insomma tutte informazioni che noi confermiamo radiograficamente ma di cui abbiamo già un'intuizione. Si vede anche molto spesso l'iperplasia del palato molle, che va a incarcerare e a occupare l'adito laringeo. Ci sono informazioni radiografiche che fanno sì che noi possiamo confermare un sospetto che si basa sulla clinica e anche sull'appartenenza di razza. Però un qualcosa che voglio invece sottolinearvi come un frequente errore interpretativo è che spesso quando il paziente viene portato per sintomi come il rigurgito e giustamente il veterinario fa una radiografia col contrasto, nel brachicefalo non è assolutamente raro vedere un'immagine come quella di questa radiografia, in cui c'è una sorta di dilatazione dell'esofago. Viene un po' interpretato in maniera scorretta come un diverticolo in certi casi. In realtà si tratta dell'aspetto radiografico che l'esofago ha normalmente nei brachicefali, perché questa caratteristica che si applica al cranio, cioè che ci siano tanti tessuti in poco spazio, si applica in realtà a tutto l'organismo, quindi anche l'esofago spesso è più voluminoso rispetto a quanto è lunga la cavità toracica e quindi assume questa tortuosità che fa sì che radiograficamente possa avere questo aspetto. È ovvio che noi valutiamo la radiografia col contrasto dell'esofago per indagare un sintomo come il rigurgito ed è ovvio che una volta che facciamo l'esame contrastografico e il bario dal cavo orale allo stomaco impiega più tempo di quello che riteniamo corretto, quindi pochi secondi, quella comunque è un'anomalia anche in un brachicefalo. Quindi se questo aspetto è associato a un deficit di funzionalità motoria ha un significato, ma solo riscontrare in un tempo di svuotamento normale questa dilatazione, questa tortuosità dell'esofago non deve essere sovrastimato, perché si rischia di fare una finta diagnosi di cadere in una sorta di trabocchetto anatomico che nel brachicefalo è relativamente frequente. Quindi voglio sottolineare questo perché mi sono capitati già pazienti inviati magari per un sospetto di verticolo in cui in realtà il problema era unicamente la tortuosità esofagea che è parafisiologica nei brachicefali. Veniamo a quella che è la metodica più utilizzata perché più efficace per permetterci di dare una valutazione completa alla sindrome, e cioè l'esame endoscopico. Andiamo a valutare alterazioni primarie, alterazioni secondarie, qui c'è un elenco delle alterazioni, anche queste non sono statiche, ma nel tempo si sono viste e si sono andate a valutare diversi aspetti, evoluzione della sindrome, perché abbiamo imparato a riconoscere più dati anomali e quindi anche incasellarli in una sorta di elenco.
Ovviamente non sto qui a dirlo, ma pensare che un brachicefalo si possa stadiare come si faceva 10 anni fa con un laringoscopio, aprendo il cavo orale, vedendo il palato molle allungato, è ovviamente una banalizzazione anche un pochettino controproducente di questa complessità patologica che invece è la sindrome. Se volete fare una stadiazione è il punto di partenza imprescindibile per fare una buona terapia, dovete fare un esame endoscopico. Questo è l'elenco, come vi dicevo prima, l'indice di classificazione che stiamo provando a validare e ad utilizzare ha una parte clinica e una parte endoscopica. La parte endoscopica prevede anche una valutazione che è semplicemente anatomica, che magari richiede una sedazione per essere eseguita meglio, ma può essere eseguita anche con l'animale sveglio. C'è la valutazione ad esempio della lunghezza del naso, la potete valutare banalmente col paziente sveglio, però viene inserito in un contesto di valutazione endoscopica perché sarebbe meglio standardizzarla questa misurazione. E quindi in questi parametri anatomici ed endoscopici c'è la lunghezza del naso, la stenosi delle narici, i punti di contatto endonasali, le conche aberranti rostrali e caudali, la cista rinofaringea, il collasso rinofaringeo, l'apertura del cavo orale, la macroglossia, l'iperplasia tonsillare, l'iperplasia del velopendolo, il collasso laringeo, la presenza di granulomi laringei, l'ipoplasia tracheale, la presenza di materiale salivare in trachea, il collasso bronchiale, l'esofagite e l'ernia iatale. Come vedete, al di là delle classiche malformazioni o congenito acquisite che siano, che sono descritte in tutti i libri, abbiamo messo anche dei dati che normalmente vengono valutati ma poco standardizzati. Mi spiego, tutti noi sappiamo che i cani hanno un naso accorciato, i brachicefali, però questo può avere delle entità diverse, normalmente questo non si valuta. Normalmente nelle stadiazioni non vengono riportati i granulomi laringei, che invece noi vediamo, come tutti quelli che si occupano di questo aspetto, abbastanza spesso. Così come vogliamo dare un'importanza anche al materiale salivare in trachea, perché spesso il fatto che alcuni di questi soggetti siano disfagici influenza comunque la loro prognosi e la risposta alla terapia chirurgica. Quindi stiamo cercando di valutare nell'insieme questi parametri per avere poi un'idea di quali siano realmente significativi dal punto di vista prognostico e anche dal punto di vista quindi terapeutico. Andrò rapido sulle malformazioni congenite acquisite perché non è una relazione di endoscopia, si potrebbe parlare ore di questi aspetti, ma mi interessa semplicemente farvi capire quanto è complessa la questione e quante cose debbano essere valutate, proprio per non cadere più nella banalizzazione che vedo tuttora eseguita in certi contesti in cui i cani, senza fare la stadiazione, vengono operati di narici e palato e poi mandati allo sbaraglio. Questo è un atteggiamento che non è redditizio né per il veterinario, né per il paziente, né per il proprietario. Dobbiamo essere un po' più professionali nell'approccio a questi soggetti. Quindi la stenosi delle narici non ve la sto a spiegare perché è una delle malformazioni più facilmente individuabili anche ad occhio nudo, anche se rispetto a questa ci sono ovviamente diversi gradi di stenosi. I turbinati aberranti sono semplicemente la presenza dei turbinati di dimensioni eccessive rispetto allo spazio che hanno nel naso, quindi si correla molto spesso alla lunghezza del naso, perché quando avete soggetti in cui nel meato medio, come ad esempio in questo filmato, troviamo del tessuto che non è anomalo perché non è un tumore, non è niente di neoformato, ma è una parte anatomicamente normale dove però non c'è spazio per lei. Quindi un turbinato ectopico occupa spazio perché occupa lo spazio in cui l'aria dovrebbe passare, ad esempio in questo caso nel meato medio. E in alcuni soggetti questo è talmente evidente che va trattato per dare miglioramento clinico ai pazienti. Allo stesso tempo possiamo trovare turbinati ectopici nel rinofaringe, quindi il turbinato magari di lunghezza normale, ma essendo il naso molto corto, buona parte dei turbinati sbucano nello spazio coanale, quindi danno fastidio e sono un problema ostruttivo nello spazio in cui l'aria passa, perché il meato ventrale è ovviamente il maggior veicolo anatomico dell'aria inspirata con il naso. Quindi per cui questi vanno valutati facendo una rinoscopia, sia anterograda che retrograda. Non si possono valutare solo aprendo la bocca del cane.
È ovvio che il significato fisiopatologico di queste anomalie non è completamente noto, cioè è difficile dire quanto possono influenzare la gravità di un paziente rispetto a un altro, ma vanno comunque segnalate perché in alcuni soggetti, come vi dicevo, sono invece un evento veramente rilevante. I punti di contatto endonasali si dovrebbero valutare per avere la miglior capacità interpretativa con la tomografia, perché ovviamente la tomografia ci dà un quadro tridimensionale di questo aspetto, ma sta di fatto che sia la deviazione del setto che il punto di contatto endonasale sono frequentissimi nei brachicefali e anche questo è un motivo di ostacolo all'ingresso dell'aria e vanno anche questi segnalati nei referti. È un qualcosa che non si conosce da tantissimo tempo perché Oetchering, questo come dire, collega tedesco che ha studiato moltissimo i brachicefali, ha proposto sia una loro classificazione endoscopica, in un certo senso a livello preterapeutico, perché poi quello che lui propone è di asportarli con il laser questi turbinati ectopici e di ridurre i punti di contatto endonasali nei pazienti in cui sono particolarmente esasperati. Però il punto, secondo me, nuovo e rilevante è che anche il naso, al di là della lunghezza, al di là delle estese delle narici, assumono importanza perché all'interno del naso ci sono alterazioni anatomiche che influenzano fortemente la capacità respiratoria di questi pazienti e questo va tenuto ovviamente presente. Il palato molle allungato è una parte della sindrome che forse conosciamo tutti, anche i proprietari sono spesso informati su questo aspetto, però va sottolineato un fatto. Ormai è assodato rispetto al passato che non è solamente la lunghezza del palato, ma anche il suo spessore che ha un ruolo fisiopatologico, perché lo spessore va poi a influenzare fortemente la capacità della rinofaringe, quindi quanto questo è ostruito da un palato molle che oltre che lungo è anche spesso. Il modo migliore per valutare lo spessore sarebbe ovviamente anche qui la tomografia, che non facciamo rutinariamente tutti i brachicefali. Però è importante tenere presente che il dato è lunghezza e anche spessore. Faccio vedere a sinistra un palato molle allungato di un brachicefalo, a destra un palato molle di un cane normale. Come vedete, quando un palato molle va a impegnare l'adito laringeo, a ogni inspirazione si appoggia alle cartilagini aritnoidi e crea un'ostruzione e anche un'infiammazione meccanica, capite bene che questo ha un ruolo ovviamente nella qualità respiratoria del paziente. Ed è uno dei motivi per cui spesso la chirurgia a questo livello ci dà soddisfazione sia clinica che funzionale. L'eversione dei saccoli non è una malformazione anatomica vera, proprio perché è un qualcosa di acquisito, è semplicemente la mucosa che riveste i ventricoli che nel tempo si ipertrofizza infiammandosi e può diventare anch'esso un ostacolo meccanico, perché i saccoli a volte sembrano proprio due pallini biancastri, madre perlacei, che vengono inspirati ed aspirati ad ogni atto respiratorio e contribuiscono a creare un'ostruzione. La presenza di eversione dei saccoli è un qualcosa che non è uniformemente interpretata. Secondo alcuni autori i saccoli potrebbero addirittura regredire con la valutazione, con la correzione della sindrome brachicefalica. Un lavoro italiano in un certo senso ha controbattuto a questa ipotesi. Io personalmente, per quello che può valere la mia opinione, quando ho dei saccoli esuberanti in un brachicefalo tendo sempre ad eliminarli perché non vedo l'utilità di lasciare un ostacolo quando posso eliminarli. Il collasso laringeo è un'anomalia conosciuta fin dal 1960 ed è in un certo senso anche un po' romantico che noi 70 anni dopo, 60 anni dopo usiamo ancora la stessa classificazione proposta nel 1960 e tutti ne vediamo un po' i limiti di questa classificazione, però è nella sindrome brachicefalica uno dei pochi linguaggi condivisi, quindi secondo me il valore aggiunto di questa classificazione tra primo e terzo grado è proprio nel fatto che quantomeno ci capiamo quando parliamo di questa anomalia particolare riferendola a quel tipo di classificazione. Giusto così a scopo didattico, quando c'è un collasso di primo grado, noi parliamo di primo grado quando c'è un'eversione dei saccoli,
parliamo di un colasso di secondo grado quando c'è un contatto anche tra i processi cuneiformi delle aritmoidi, e parliamo di un collasso di terzo grado quando c'è, diciamo, una sorta di crollo mediale di tutta l'impalcatura laringea, e quindi c'è un contatto sia dei processi cuneiformi che dei processi cornicolari. Vi faccio vedere a sinistra una laringe normale e a destra nel filmato una laringe con un collasso di secondo grado. Vedete i processi corniculati che sono in fondo non si toccano, sono separati dall'adito, dallo spazio aereo, mentre i corniculati, i cuneiformi si toccano, e questo chiaramente è un motivo di ostruzione. Il collasso di terzo grado è un fatto visivamente molto, come dire, di impatto, perché colpisce. Vedere una laringe che è completamente collassata medialmente, con i processi corniculati cuneiformi che si toccano ad ogni atto respiratorio, dà l'idea visiva di quanto sia difficile per questi animali introdurre aria nelle vie aeree profonde. Dà l'idea di quello che sia un enorme sforzo, un atto che per il resto della specie canina e anche per l'uomo è un atto naturale e inconscio. Il collasso laringeo è un evento per il quale, nei casi più estremi e sintomatici, bisogna procedere poi a una chirurgia particolarmente invasiva e anche in parte rischiosa, quindi è oggettivamente un'anomalia importante. Se notate, in questo cane l'inspirazione e l'aritmoidi tendono a dilatarsi, ma lo spazio anche di una dilatazione volontaria è minimo. Alcuni proprietari a volte confondono collasso laringeo e paralisi, sono due malattie completamente distinte. In entrambi il risultato è un'ostruzione laringea, ma il collasso non ha dietro un disturbo funzionale nella capacità abduttoria, ma ha dietro un disturbo meccanico legato proprio allo spostamento mediale di cartilagini che sono ispessite, edematose, morbide, non più toniche, che vanno a occupare uno spazio che dovrebbe essere lasciato libero per l'aria, ma la loro capacità abduttoria su base motoria è mantenuta. È molto importante non confondere collasso e paralisi, perché sono due malattie completamente diverse. Non è ad oggi ben chiaro né se il collasso laringeo in alcuni casi sia una patologia già congenita. Io penso che in alcuni soggetti possa essere, perché mi è capitato di stadiare cani anche molto giovani con collassi di terzo grado, ma in generale il collasso laringeo è ritenuto una patologia più secondaria proprio al procrastinarsi della dispnea inspiratoria. Così come, e questo invece è un argomento molto interessante che andrebbe approfondito, ma non è questa la sede, è molto interessante capire quanto il grado di collasso possa influenzare la clinica del paziente rispetto alla specie di appartenenza. Cioè, è probabile che in alcuni pazienti siano in grado di tollerare gradi di collasso meglio di altre razze. Quindi, presumibilmente, l'importanza di questo parametro tra razza e razza potrebbe essere variabile, e su questo chiaramente serve letteratura, servono studi comparativi in doppio cieco e via dicendo. Per quanto riguarda il faringe, ovviamente la macroglossia è un'anomalia importante ma facilmente valutabile. Ci sono a volte soggetti che hanno una lingua così spessa che devono sempre tenerla fuori dal cavo orale per poter introdurre aria. Però abbiamo anche iperplasia della mucosa del loro faringe, che a volte va, come in questo paziente, a contatto con i processi corniculati della laringe. Quindi il concetto è sempre lo stesso: troppa roba in poco spazio, quindi anche una laringe ipertrofica potrebbe essere un ulteriore problema. Perché va segnalata? Perché ovviamente la laringe è difficilmente operabile, cioè questa è mucosa appoggiata su struttura ossea che non è facilmente risolvibile, anzi tendenzialmente le anomalie dell'orofaringe non si operano. Allo stesso tempo il collasso del rinofaringe è un evento frequente che si vede in maniera dinamica con una retroversione e non è facilmente valutabile con il paziente, cioè non è facilmente valutabile la sua presenza con il paziente sveglio, perché chiaramente fa parte della stessa condizione ostruttiva di tutto il cavo orale. Questo è un filmato che, come vedete, queste digitazioni mucosali vanno a appoggiare sui processi corniculati cuneiformi e contribuiscono al problema ostruttivo.
Nel filmato a destra invece vediamo una cista rinofaringea. La cista rinofaringea è molto, molto probabilmente, direi quasi certamente, un'anomalia acquisita. Non è ben chiara la sua fisiopatologia, però è molto probabile che sia una sorta di reazione cronica all'insulto pressorio e all'insulto, dei barorecettori a questo livello, e fa sì che le ghiandole salivari possano ipertrofizzarsi, possano creare questa sorta di neoformazione il cui contenuto è questo materiale molto denso che oggettivamente a tutti gli effetti è saliva, che può andare a contribuire a un'ostruzione rinofaringea. Però è un'anomalia secondaria che il soggetto acquisisce in seguito proprio a tutta la dinamica completamente anomala della respirazione. L'ipoplasia tracheale è un'anomalia che andiamo a valutare in radiografia, ma si vede ovviamente anche un effetto indiretto in endoscopia, anche se la stadiazione endoscopica di questa anomalia non è così standardizzata. In realtà non è neanche facilissimo valutare i risultati delle varie tecniche descritte per la misurazione del diametro tracheale. In linea di massima, un approccio pragmatico molto semplice è quello di valutare la dimensione dell'acricoide, che in lastra si vede molto bene, e confrontarla con quella della trachea. Quando questo diametro è molto differente, quindi da metà a inferiore alla metà, potete presumere che il paziente abbia ipoplasia tracheale, perché di media tra diametro dell'acricoide e trachea non c'è una disparità così rilevante. Poi ci sono misurazioni che potete fare confrontando il diametro tracheale all'ingresso del petto rispetto alla distanza tra il manubrio dello sterno e il corpo vertebrale. Insomma, ci sono tante tecniche, non sto qui a spiegarle perché non è questa la sede, però un dato rilevante che secondo me è poco conosciuto, ma in letteratura è ampiamente pubblicato, è che l'ipoplasia tracheale non deve essere valutata sul paziente giovanissimo, perché nel tempo il diametro tracheale può anche aumentare. Quindi è importante che facciate questa valutazione su un paziente adulto. In un paziente adulto, soprattutto nei bulldog inglesi, è un'anomalia abbastanza frequente, però non sovrastimiamola, anche perché è un'anomalia non curabile. Quindi quando c'è va segnalata, ed è un'anomalia che può influenzare la clinica dei pazienti, soprattutto perché la capacità di risposta alle infezioni delle vie respiratorie viene molto influenzata dalla capacità tracheale. Infine, le anomalie delle vie inferiori sono sempre valutate da chi fa una stadiazione endoscopica. Quello che si vede molto spesso è un collasso bronchiale statico, soprattutto dei lobi, dei bronchi, dei lobi craniali sinistri. Però il collasso può essere presente in vari distretti. È un'anomalia di cui ad oggi non è ben chiaro il ruolo fisiopatologico, perché i soggetti brachicefali, anche con gravi collassi bronchiali, in generale non hanno tosse, che invece è il sintomo tipico del collasso bronchiale acquisito nei cani normali in età geriatrica. Quindi il ruolo clinico di questa anomalia non è tuttora chiaro, però è importante segnalarla perché presumibilmente anche questa è una conseguenza delle difficoltà respiratorie in età giovanile, quando i bronchi sono ancora deformabili dagli eventi, perché è molto simile a quello che può capitare ad esempio nei bambini che hanno un pianto ripetuto e continuativo, il collasso bronchiale statico. Ma sta di fatto che fa parte a tutti gli effetti di una stadiazione completa. La razza in cui trovate di più il collasso bronchiale è il carlino, però può capitare di rilevarlo anche nel bulldog francese, invece molto più infrequente nel bulldog inglese. Parliamo brevemente delle anomalie emergenti, perché queste non sono completamente standardizzate nei libri che parlano di brachicefali, però è qualcosa che noi vediamo molto spesso. Vi faccio vedere due filmati. Quando andiamo a valutare la laringe, sulla faccia mediale degli aritnoidi, proprio all'ingresso della trachea, troviamo spessissimo queste lesioni irregolari, ombelicate, a volte sono anche confluenti una con l'altra sui due lati dell'aritnoide, e l'idea che siano dei granulomi laringei ce lo dà l'istologia, perché l'istologia di queste lesioni sono delle iperplasie cheratinizzate, con flogosi associata. Però quello che fa ipotizzare che siano collegate al reflusso di materiale acido, reflusso gastroesofageo che venga a contatto con questa parte di laringe occasionalmente, ce lo dà soprattutto
la similitudine estetica con i granulomi laringei dell'uomo. Questa immagine è tratta da un'endoscopia di un essere umano. Se notate, il granuloma laringeo, che nell'uomo ha una conseguenza clinica maggiore perché influenza molto carenze o anomalie nella fonia dell'essere umano, nel cane questo lo vediamo meno perché non vanno a occupare le corde vocali ma sono più sul lato mediale dell'aritmoide, ma sono un problema ostruttivo delle vie aeree a tutti gli effetti. Quindi in certi soggetti capita che questi granulomi siano importanti, che il paziente abbia un miglioramento clinico con la loro asportazione più che con qualsiasi altra metodica. Il problema è che tendono a recidivare, proprio perché proprio la fisiopatologia del granuloma presumibilmente è acquisita. Ma sui granulomi laringei c'è poca letteratura, l'unico lavoro pubblicato è abbastanza faraginoso dal mio punto di vista rispetto all'ipotesi fisiopatologica, ma sta di fatto che a tutti gli effetti questa anomalia rientra in quello che dobbiamo valutare di un brachicefalo, perché sono veramente molto frequenti, soprattutto nel bulldog francese, che tra l'altro è la razza che vediamo di più negli ultimi anni. La presenza di saliva nella trachea è un'anomalia che io personalmente considero sempre nella mia stadiazione, ma non ho nessuna base bibliografica, e quindi questo prendetelo assolutamente come una considerazione personale, non voglio farne una teoria e non voglio neanche convincervi. Personalmente credo che soggetti brachicefali possano facilmente essere disfagici, quindi avere problemi nella deglutizione, e in alcuni di questi troviamo ingenti quantità di saliva in trachea. Questo per me è un dato preoccupante, perché la saliva, anche se non ha una conseguenza infettiva probabile, anche se va nelle vie aeree profonde, è di per sé un ostacolo meccanico al transito dell'aria, quindi fa parte anche la saliva di un concetto di ostruzione meccanica. In più, quando questa si accumula, può essere uno stimolo per questi cani ad andare in crisi respiratorie. È possibile che la saliva sia influenzata anche dal fatto che sono magari pazienti con ernia iatale o reflusso e quindi nausea e quindi iperproduzione di saliva. C'è tutto un qualcosa da capire ancora, ma è oggettivo che in certi pazienti rispetto ad altri la presenza di saliva in trachea sia molto più rilevante, e a me personalmente interessa segnalarlo nel referto, perché credo che sia un elemento di cui non abbiamo ancora competenza piena, ma sia un elemento che possa avere un'influenza prognostica e anche sulla scelta terapeutica. A livello gastroenterico, faccio vedere un filmato qui a sinistra di quello che vi ho fatto vedere prima nella pratica clinica, cioè un'esofagite da reflusso, è una cosa che troviamo molto spesso nei brachicefali, è un'anomalia secondaria alla sindrome brachicefalica, e anche l'ernia iatale. In questo filmato si vede il corrispettivo endoscopio di un'ernia iatale acquisita in un bulldog francese, mi pare di ricordare che fosse questo paziente. Ci sono poi anomalie tipiche dei brachicefali, ma più tipiche dei brachicefali di piccola taglia, quindi che troviamo a volte nel bulldog francese, ma non così spesso per fortuna, come l'ipertrofia pilorica. Queste vanno chiaramente segnalate, perché un'ipertrofia pilorica va operata chirurgicamente, perché poi diventa un problema ostruttivo a tutti gli effetti a livello pilorico. Quindi diciamo che siamo alla fine della relazione, perché non parlerò dell'importanza che ha poi la terapia e delle scelte terapeutiche, perché questo argomento è un argomento di chirurgia ancora più complesso forse di quello di cui abbiamo appena parlato, però è fondamentale che la stadiazione sia capito come un evento che deve precedere poi una correzione chirurgica. Ribadisco che noi proponiamo la stadiazione in un paziente che non manifesta sintomi gravi intorno ai 10-11 mesi di età, ma se un paziente brachicefalo è grave a 4 mesi, è assolutamente corretto fare la stadiazione a 4 mesi e operarlo a 4 mesi, perché prima eliminiamo gli ostacoli all'ingresso d'aria che possiamo eliminare, prima creiamo un'interruzione in quel circolo vizioso che vi ho spiegato essere alla base di questa sindrome e che nel tempo può solo che peggiorare. Normalmente la chirurgia di primo livello, cioè quella che si fa sempre e che è relativamente facile, riguarda la stenosi delle narici, quindi la plastica delle narici, il palato molle e l'eversione dei saccoli. Abbiamo però letteratura abbastanza recente e anche approcci chirurgici un po' più aggressivi in cui nei pazienti viene proposta fin da subito la cosiddetta modified multilevel surgery, che significa già, se è il caso e se la stadiazione lo consiglia,
promuovere una procedura chirurgica più aggressiva e quindi anche procedere a cuneiformectomia con laser, quindi asportare una parte di laringe con il laser, o se l'ostruzione nasale è molto rilevante dal punto di vista clinico, anche la turbinectomia. Ma questo, come vi dicevo, è un altro argomento enorme di cui non parleremo. Però è importante capire che la complessità nella capacità diagnostica va di pari passo con una complessità nella capacità terapeutica di questi pazienti, e la medicina sui brachicefali si sta evolvendo come probabilmente nessun altro tipo di indagine relative a delle razze specifiche. Cioè la letteratura sui brachicefali è ricchissima, perché i brachicefali sono una razza estremamente rappresentata su cui c'è tanta casistica e tanto da fare. Quindi il mio consiglio è di considerarli non un problema, ma un'opportunità. Un'opportunità di far star meglio il paziente, di far star meglio il proprietario e anche di permettere a voi di compiere un lavoro, come dire, di qualità. E ribadisco, spero più presto di poter, che potremo avere un indice di classificazione sia clinica che endoscopica che sia usufruibile da tutti per parlare tutti la stessa lingua. Grazie a tutti e arrivederci.